Nel cuore delle più suggestive e particolari tradizioni cappuccine dei presepi, con statuine preziose, da chiese e conventi dell'ordine in Liguria e nel Basso Piemonte. È la nuova mostra, quest'anno già aperta a novembre, per meglio soddisfare tutte le richieste di visita delle scuole, del Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova. Completamente nuovo anche l'allestimento, in 5 grandi quadri tridimensionali, con gli scenari curati da Emilio Burri e Luciana Scarone. In realtà questi quadri sono dei diorami, delle scene, delle rappresentazioni di vita cittadina e non solo, che ci avvicinano al Santo Natale attraverso delle prestigiose statuine della scuola di Anton Maria Maragliano. Arrivano da chiese e conventi cappuccini di Genova e del Basso Piemonte. Sì, abbiamo avuto l'idea di prendere delle selezioni di statuine da conventi dei cappuccini liguri. Questo perché spesso ci siamo imbattuti in documenti d'archivio riguardanti le varie fraternità liguri, dove c'era una cartella espressamente dedicata agli allestimenti presepiali, con gli incarichi che venivano affidati ai confratelli, chi doveva occuparsi della scenografia, chi della pulizia delle statuine e quant'altro. E da qui siamo partiti per cercare di proporre un percorso che incuriosisca anche il visitatore non soltanto a osservare e a apprezzare le statuine qui esposte, ma anche a visitare fisicamente i vari conventi cappuccini dove ancora viene allestito il presepe. Il pastore dal labbro leporino della scuola del Maragliano, il robusto bue e gli armenti di Giovanni Battista Pitaluga provengono dal famoso presepe genovese dei cappuccini del Padre Santo. Il gruppo di donne al balcone e nella piazza tra le botteghe di frutta e verdura fa invece parte del presepe cappuccino di San Barnaba sulle alture di Genova, con tutte le statuine delle scuole del Maragliano e del Bissoni. La natività nel diorama centrale arriva dal presepe del convento di Voltaggio nell'Alessandrino, celebre per la collezione d'opere d'arte raccolte da padre Pietro Repetto, e ne fanno parte anche questi cavalieri con le armature scintillanti. Il prezioso corteo dei Re Magi, con attribuzione certa ad Anton Maria Maragliano, faceva parte in origine del presepe dei Cappuccini di Sarzana, e le statuine nel paesaggio innevato dell'ultimo diorama fanno parte del presepe dei Cappuccini di Santa Caterina, la chiesa adiacente al museo. Accanto ai quadri tridimensionali, anche esempi delle stoffe e dei materiali preziosi con cui venivano confezionati dal XVII secolo gli abiti dei manichini presepiali, specchio della società ligure del tempo. Il primo esempio di statuine a manichino è del 1610 nella chiesa di Santa Maria al Monte Oliveto a Genova Pegli. Da lì fiorenti botteghe di valenti scultori si sono avvicendate nei secoli nella realizzazione e nella produzione delle statuine. Ricordo tra i principali la bottega di Filippo Santa Croce e del Bissone prima, e poi sicuramente quella di Anton Maria Maragliano, che a sua volta ha dato il via a tutta una serie di seguaci che ne hanno assimilato la maniera compositiva. Un esempio è Pasquale Navone, che forse tra tutti gli scultori è quello che ha realizzato il più vasto numero di figure da presepe. Abbiamo parlato di scultori in legno, ora ci sono anche però in questa stessa mostra anche esempi del presepe di tradizione del Ponente Ligure in terracotta dell'Ottocento. Sì, qui ci sono anche le statuine in terracotta, in questo caso provenienti dal convento dei Cappuccini di Quigliano, nel Savonese, realizzate da Antonio Brilla e Antonio Tambuscio, che sono due celebri esponenti della scultura savonese, soprattutto di ceramica e terracotta, e sono un po' il fiore all'occhiello della produzione savonese. E la mostra continua anche con una serie di dipinti dei maestri dell'arte sul tema della natività. Il Natale, che quest'anno è in anticipo qui al museo, viene in qualche modo ricordato con una riflessione proprio su quella festa, la festa della natività, anche attraverso una serie di quadri che sono esposti accanto a questi diorami. Sì, è molto importante per noi sottolineare una riflessione sul significato del Natale anche attraverso un percorso di dipinti. Qui il percorso parte dall'inizio del 400 con l'opera più antica, un'Annunciazione su tavola, e si arriva fino al 1700. All'interno di questo percorso abbiamo due opere di Domenico Fiasella provenienti dalla chiesa dei Cappuccini di Pieve di Teco. Si tratta di un'Annunciazione e di un riposo durante la fuga in Egitto, dove vediamo un Domenico Fiasella che è uno dei pittori
dei massimi esponenti del 600 genovese, nella sua fase ancora precedente al suo soggiorno romano. La mostra sui presepi cappuccini offre, come abbiamo appena visto, davvero tante novità, ma non manca nemmeno quest'anno la maestosità del monumentale presepe meccanico di Franco Curti, realizzato in 12.000 ore di lavoro con ingegno e passione smisurate. Il presepe meccanico ormai accompagna le mostre allestite per Natale al museo da circa 10 anni. Il presepe meccanico però affonda le sue radici addirittura negli anni 30 del Novecento, anni in cui il costruttore del presepe, Franco Curti, artigiano rilegatore di Carmagnola, ha incominciato la realizzazione della sua grande opera. Tutto quanto è realizzato a mano, interamente da lui, e ancora oggi, dopo quasi 80 anni, tutto ancora si muove con i meccanismi originali, meccanismi che sono in gran parte composti da ruote e puleggi in legno e da cinghie di cuoio, che sono le classiche cinghie che si usavano nelle macchine da cucire di una volta. Tutti i movimenti, che sono circa 150, sono azionati da un unico motore collegato a una ruota di bicicletta ancora oggi, come la sua idea originaria, e poi un lungo albero motore porta tutti i vari movimenti alle singole casette. E voi ogni anno lo montate e lo smontate? Ogni anno viene allestito e disallestito proprio per permettere poi in primavera di poter aprire in questo stesso locale la stagione di concerti e conferenze che si tengono qui al museo, dove questo locale costituisce l'auditorium vero e proprio. L'occasione del montaggio annuale è anche l'occasione per revisionare tutti i vari meccanismi che chiaramente, proprio per il fatto di essere artigianali, necessitano di una costante manutenzione, in modo da preservarlo così come lo aveva immaginato e pensato lui. La mostra nel Museo Cappuccino di via Bartolomeo Bosco a Genova resterà aperta sino al 2 febbraio prossimo.